Guardate questo libro. Questo libro l'ho scritto insieme con mia moglie, è stato pubblicato all'estero, ovviamente, scritto in inglese perché è la lingua della scienza inglese. Lo trovate in tutte le università più grandi del mondo. Oxford, Cambridge, MIT, Harvard. Non c'è in Italia. Non c'è un'università italiana in cui ci sia. La prima università italiana in classifica è Bologna, è dopo il 200° posto. Noi abbiamo davanti delle università cinesi, di Taiwan, sudamericane, africane, turche. Sono davanti a noi, molto davanti. Noi siamo là in fondo e ci diamo un sacco d'aria. Io mi devo scontrare ogni tanto con questi tromboni, bisogna andare con la sciarpa perché si prende un con tutta l'aria che buttano fuori, ci si prende un malore. Sono ignoranti, ma sono anche presuntuosi, come spesso succede con le persone ignoranti. Non hanno l'umiltà di confrontarsi. Il campo scientifico ha delle regole facili, semplici. Si mettono sul tavolo le proprie esperienze. Si dice, io ho fatto questo esperimento, succede questo a me. L'altro dice, guarda, io ho fatto questo, a me succede quest'altra cosa. Se io critico l'esperimento del mio vicino, lo rifaccio e vedo se è giusto o sbagliato. Oggi non si fa più, oggi si va solo a chiacchiere allo Zero di Veronese, e questo ci sta portando veramente alla rovina. Poi ho scritto diversi libri divulgativi che voi trovate lì fuori, libri divulgativi che però non vengono letti, allora la gente non sa le cose e continua a ripetere le stesse sciocchezze. Io ogni giorno ricevo, in un certo periodo ho ricevuto fino a 400 mail al giorno, oggi ne ricevo 120-130. Di 120 mail ne ho almeno 40 tutti i giorni che mi ripetono le stesse domande. Basterebbe leggere quei libri e uno si toglie tutte le curiosità, tutte, non solo. Ma poi quando il sindaco dice che quello non fa male, io ho qualche arma per controbattere, altrimenti io sono veramente il popolo bue. Quindi chi ha voglia, ecco, per esempio stamattina qualcuno mi ha detto, mi ha chiesto qual è l'alternativa all'inceneritore. Io ci ho scritto un libro solo perché è quello, ma non c'è alternativa all'inceneritore, perché che alternativa ci può essere a uno strumento che raddoppia i rifiuti e li rende più tossici? Che alternativa vogliamo? Qualcosa che li quadruplichi e li rende ancora più tossici? Qualsiasi cosa è alternativa all'inceneritore, perché peggio di così non si può fare. Basterebbe leggere questo libro, che ha poi degli interventi di Gianni Tamino, che è un professore dell'Università di Padova, un biologo, Pallante, Paul Cornet, eccetera. Chi se lo vuole leggere, altrimenti si rimane sempre bovini. Ho scritto anche un libro, io sono stato un maratoneta, ho anche vinto qualche campionato italiano, vinto i 15, e ho scritto un libro sulla maratona. La maratona è una scusa, in realtà si parla di salute, si parla di ambiente, si parla anche di come preparare una maratona per chi non ha mai corso. Ma tempo? Tempo quale? Il tempo che hai impiegato per fare la maratona. Quanto ho impiegato io in maratona? 2:39. Questo è un libro ancora più divulgativo. Beh, insomma, ne ho scritto un sacco. Chi se li vuole leggere farà due cose. Uno, si accultura. Due, non mi rompe più le scatole con delle domande idiote. Tre, aiuta la ricerca, perché noi ci autofinanziamo. Io faccio questa ricerca dal 1997, la faccio a tempo pieno dal 2004. Io non ho mai preso un centesimo, io faccio tutto a spese mie. Tutto il laboratorio funziona a spese del laboratorio, perché tutto quello che facciamo dispiace a Vostra Signoria. Quindi chi vuole aiutare il laboratorio lo aiuta anche in questa maniera. A noi costa 1.500 euro al giorno il laboratorio, quindi certamente con l'acquisto dei libri diciamo che si paga 10 minuti di ricerca, però sono 10 minuti. Adesso se volete... Se ci sono domande...
intervento domani? No, domani. Intervento.